tutti clandestini. I muratori, i carpentieri, gli impiantisti di quell'azienda erano tutti senza documenti. Vivevano lì negli appartamenti in costruzione di quel grande complesso residenziale. E questo sia chiaro, non perché abitandoci dentro lo si costruisse meglio, e nemmeno per lavorare di più, ma perché era il posto più sicuro. Infatti nessuno usciva mai dal cantiere. Il cantiere non era solo una casa, il cantiere era un mondo, il cantiere era il sistema solare. I primi mesi né io né Sufi abbiamo mai messo piede fuori dal cantiere. Avevamo paura della polizia iraniana, avevamo paura di finire a Telisia o a San Safit, che se non sapete cosa sono, credetemi, è solo perché non siete stati dei profughi afghani in Iran, perché tutti i profughi afghani in Iran sanno cosa sono Telisia e San Safit, due centri di permanenza temporanea, luoghi senza speranza. Quando ero in Afghanistan ho incontrato per strada due ragazzi che erano diventati matti. Parlavano da soli, urlavano, si pisciavano addosso. E qualcuno, ricordo, mi aveva detto che erano stati a Telisia oppure a San Safit. Succede che le case siano l'una vicino all'altra e che abbiano una piazzetta in comune al centro e che la piazzetta abbia solo due accessi. È così che è arrivata la polizia, strategicamente. I poliziotti sono pieni di strategie. Due macchine e un furgone hanno bloccato un ingresso, mentre un gran numero di agenti, a piedi, ha fatto il giro ed è passato dall'altro. Impossibile scappare. Nessuno ci ha provato. Telisia, San Safit. Io quando ho visto gli agenti sparpagliarsi per il cantiere, urlando, con le armi in mano, ho pensato solo a quello. Telisia, San Safit. Ho pensato ai due matti che avevo incontrato in Afghanistan. Un poliziotto mi ha ordinato di lasciare ogni cosa e di seguirlo. Ci hanno radunato nella piazzetta centrale del condominio, poi uno un po' alla volta ci hanno fatto uscire dalla parte bloccata dalle macchine. E a mano che uscivamo, ci hanno caricati su un furgone. Dopo siamo partiti a gran velocità e sembrava che l'autista andasse a cercarli i buchi per la strada, perché era difficile prenderne così tanti senza farlo apposta. Pensavo fosse un trattamento compreso nel rimpatrio e l'ho anche detto agli altri, ma nessuno ha riso. A un certo punto ci hanno urlato di scendere, che eravamo arrivati. Avessero avuto uno di quei camion per il trasporto della sabbia con il rimorchio che si alza, ci avrebbero scaricati così, facendoci rotolare il più lontano possibile. Invece si sono limitati a darci qualche bastonata. Herat, Afghanistan, il posto più vicino al confine tra l'Afghanistan e l'Iran. Ognuno si è arrangiato in fretta per tornare indietro, che non era un problema, Herat è piena di trafficanti in attesa di rimpatriati. Non hai quasi il tempo di farti bastonare dai poliziotti, che subito ti prendono e ti portano di nuovo in Iran.
ci hanno divisi per etnie. Oltre a noi afghani, che eravamo i più giovani, c'erano curdi, pakistani, iracheni e qualche bengalese. Ci hanno divisi per etnie per evitare problemi, perché quando vivi una situazione di fatica e scomodità come quella, con poco cibo e poca acqua e nessun posto dove ripararsi, e molto freddo invece, molto, molto freddo, beh, i battibecchi e le risse sono sempre dietro l'angolo, in agguato, e gli accoltellamenti anche. Quindi è meglio tenere separate le etnie ostili. Di notte si marciava, di giorno si dormiva, ci si provava. Abbiamo camminato fino a poco prima dell'alba, poi ci siamo fermati. I muscoli delle gambe erano duri come cemento. La punta era sempre lì, ma non la raggiungevamo mai. L'uno dopo l'altro, come dalle pietre di ghiaccio, sono gocciolati via 10 giorni e 10 notti. Un ragazzo bengalese, una mattina presto, era buio, ci stavamo arrampicando sulle rocce usando le mani e le ginocchia, ha avuto un problema, non so cosa, forse di respirazione o al cuore, è scivolato per diversi metri sulla neve. Abbiamo cominciato a urlare che stava morendo uno, che bisognava fermarsi e aiutarlo, aspettare, ma i trafficanti erano 3, hanno sparato in aria con i Kalashnikov. Chi non ricomincia subito a camminare resta qui per sempre, hanno detto. Abbiamo tentato di aiutarlo, il giovane bengalese, di sostenerlo per le braccia sotto le ascelle, di farlo camminare, ma era troppo, troppo pesante lui, troppo stanchi noi, troppo tutto, non è stato possibile. Lo abbiamo abbandonato e quando siamo scomparsi dietro una curva ho sentito la sua voce ancora un istante, poi più nulla, se l'era mangiata il vento. Il 18° giorno ho visto delle persone sedute. Le ho viste in lontananza e subito non ho capito perché si fossero fermate. Il vento era un rasoio e briciole di neve mi otturavano il naso e quando cercavi di toglierle con le dita non c'erano più. Dietro una curva a gomito, d'un tratto, me le sono trovate di fronte le persone sedute. Erano sedute per sempre, erano congelate, erano morte. Erano lì da chissà quanto tempo. Tutti gli altri sono sfilati di fianco in silenzio. Io a uno ho rubato le scarpe. Gli ho tolto le scarpe e me le sono provate e andavano bene. Erano molto meglio delle mie. Ho fatto un cenno con la mano per ringraziarlo. Ogni tanto, lo so. Invece, il 26° giorno, la montagna è finita. Un passo, un altro passo, un altro ancora e all'improvviso abbiamo smesso di salire. Non c'era più nulla da scalare, eravamo arrivati in cima e sul luogo dello scambio tra iraniani e turchi. A quel punto, per la prima volta dall'inizio, ci siamo ricontati. Mancavano 12 persone, 12, del gruppo di 77, erano morti durante il cammino. Bengalesi e pakistani soprattutto, scomparsi nel silenzio e io non me ne ero neppure accorto. Ci siamo guardati gli uni gli altri come non ci fossimo mai visti, come se a camminare non fossimo stati noi. Avevamo la faccia rovinata, rossa, rughe che erano tagli e screpolature sanguinarie. Il 27° giorno siamo scesi dalla montagna e la montagna si è lentamente trasformata in colline, boschi, prati, ruscelli, campi e quant'altro c'è di meraviglioso sulla terra. Dove non c'erano alberi, ci facevano correre a gruppi, tenendoci bassi. A volte sparano, dicevano. Chi? Non importa, a volte sparano. Dopo 2 giorni, 2 giorni ancora, 2 giorni come 2 anni o 2 secoli, siamo arrivati a Varna.
Una sera, dopo una partita a pallone nei vicoli, dei ragazzi afghani più piccoli di me mi hanno raccontato che presto sarebbero partiti per la Grecia su un gommone. Un altro viaggio. Ho pensato alla montagna. Ho pensato, ora il mare. Eravamo in cinque. Ramat, Yakat, Hussein Ali, Sultan ed io. Per attraversare la striscia di mare che ci separava da Lesbo era necessario il buio e l'invisibilità e il fare le cose fatte bene. Dovevamo attendere la notte successiva. Io sono il più grande, ho detto. Sono il capitano. Mettiamo ai voti. Chi vota per partire domani notte? Hussein Ali ha alzato la mano per primo. Sultan e Ramat subito dopo. Yakat ha sospirato. Allora ripariamoci, ha detto. Lontano dal mare, possibilmente, e gettando un'occhiata appuntita a Hussein Ali, non sia mai che un'onda selvaggia ci attacchi mentre dormiamo. Hussein Ali non ha capito la battuta, ha annuito e ha detto, ho un coccodrillo. E l'ho detto serio, spalancando gli occhi. Non ci sono i coccodrilli nel mare, ha detto Yakat. E tu come lo sai? Lo so e basta, stupido. Parli solo perché hai la voce, non sai nemmeno nuotare. Nemmeno tu sai nuotare. È vero, Hussein Ali si è stretto nelle spalle. Per questo ho paura dei coccodrilli. Che non ci sono. Hai capito? Non ci sono. Vivono nei fiumi. Il mare ha cominciato ad agitarsi verso mezzanotte, credo, o giù di lì. Ci avevano detto che remando veloci saremmo sbarcati sulle coste della Grecia, in 2 o 3 ore, ma questo senza considerare l'acqua che entrava nel gommone. Quando il mare si è arrabbiato e ha cominciato a scrosciarci addosso come se piovesse, ho preso una bottiglia d'acqua, l'ho strappata con i denti a metà per ricavarne una ciotola e ho detto a Hussein Ali, ributta l'acqua in mare! Ecco. Credo sia spuntata a quel punto la barca. Ossia, non la barca, la nave. Una nave grandissima, un traghetto, che so io. Ha alzato onde altissime, diverse dalle onde naturali, onde che si sono intrecciate con le altre e il gommone ha fatto un gesto strano, come un cavallo punto da un'ape. E Yakat non è riuscito a tenersi. Ho sentito le sue dita scivolare contro la mia spalla. Non ha urlato, no, non ne ha avuto il tempo. Il gommone lo aveva disarcionato all'improvviso. Quando le onde della nave si sono calmate, abbiamo continuato a remare e a gridare il nome di Yakat e a rimare e a gridare, girando in tondo attorno al punto in cui pensavamo potesse essere, anche se con tutta probabilità ne eravamo già lontani. Nulla. Nulla, Yakat se l'era preso il buio. A quel punto non so bene come sia successo, sarà stata la fatica, sarà stato lo sconforto, sarà stato che ci sentivamo troppo piccoli, infinitamente troppo piccoli per non soccombere a tutto ciò. A quel punto è successo che ci siamo addormentati. Il primo cartello stradale che ho incontrato era un cartello blu. C'era scritto Venezia. Avevo in tasca 200 euro, risparmi della Grecia.
Dovevo decidere in fretta cosa fare, perché se c'era da pagare un biglietto o qualcosa del genere, non potevo sperare che quei soldi mi crescessero in tasca come una pianta, giusto? Sono questi i momenti in cui il futuro lo chiami con strani nomi. E il nome del mio futuro, era Payama. Payama. Sapevo che era in Italia, ma non dove di preciso. Quindi, visto che in Italia ci abita un sacco di gente, beh, se volevo trovarlo, dovevo darmi da fare. Così ho cominciato a cercarlo. Lo nominavo a tutti. E a furia di nominarlo, un giorno ho incontrato uno che mi ha detto che lui aveva un amico che ora era in Inghilterra e che forse gli aveva parlato di un ragazzo con quel nome, con cui era stato in un centro di accoglienza a Crotone, in Calabria. Abbiamo chiamato a Londra questo amico che aveva trovato lavoro in un bar. Ho un numero di cellulare, se vuoi, ha detto lui. Certo, ho risposto io. Sai anche dove abita? A Torino. Ho trascritto il numero di cellulare su un foglietto e ho composto il numero senza neppure uscire dal call center. Quando ci siamo visti, Payama ha detto: ti ospita una famiglia. La famiglia abitava fuori Torino, in una casa isolata, oltre le colline. Dopo esserci lavati le mani, abbiamo cenato a tavola, con forchette, coltelli, bicchieri, tovaglioli. Ricordo che Danila aveva preparato un antipasto, un primo, un secondo. Ricordo di aver pensato: mamma mia, quanto mangiano questi! L'unico mio problema era la lingua. Ma quando ho capito che a Danila e Marco faceva piacere sentirmi raccontare la mia storia, ecco che ho cominciato a parlare, e a parlare in inglese e in afghano, con la bocca e con le mani, con gli occhi, con gli oggetti. Capiscono o non capiscono? Mi chiedevo. Pazienza, era la risposta, e io parlavo. Tempo dopo sono partito in treno con Marco e Danila. Ci siamo presentati puntuali in questo palazzo. Abbiamo atteso un pochetto, poi hanno chiamato il mio nome, che è rimbombato per tutto il corridoio. Marco e Danila sono rimasti lì. Io sono entrato. Quello è il tuo interprete, hanno detto. Ho detto che avrei preferito fare senza, grazie. Parli bene l'italiano, quindi? Ho risposto che sì, lo parlavo abbastanza bene. Ho raccontato tutto, ogni cosa. Ho raccontato di Nava, di mio padre, di mia madre, del viaggio, di quando dormivo lì a Torino, a casa di Marco e Danila, e degli incubi che agitavano le mie notti, quasi come il vento aveva agitato il mare tra la Turchia e la Grecia. Ho raccontato tutto questo e a un certo punto il commissario mi ha detto che non capiva perché dovevo fare il rifugiato politico, dato che in Afghanistan non c'era una situazione così pericolosa per gli afghani, in fondo, che io sarei benissimo potuto restare a casa mia. Allora ho tirato fuori il giornale. Era un quotidiano di pochi giorni prima. Ho indicato un articolo. Il titolo era «Afghanistan, bimbo talebano sgozza una spia». Il giornalista raccontava di un ragazzino senza nome che era stato ripreso dalle telecamere mentre tagliava la gola a un prigioniero, urlando «Allah Akbar!». Ho indicato l'articolo e ho detto «Sarei potuto essere io quel ragazzino». Che il permesso di soggiorno come rifugiato politico mi era stato concesso. Me l'hanno detto qualche giorno dopo. Alla voce Lorenzo Sassi e ai pennelli Francesco De Benedittis.